appunto vi è chiaro, insomma, questo gioco strepitoso che lui fa con le immagini, e sotto c'è tremendo una lettura che si può fare, adesso probabilmente non fatto, tra l'altro il musicale non lo può vedere, mi scusa se con un occhio, però io lo farei lo stesso, e appunto che alla fin fine, pur volendo dire che alla fine nella morte punisce il cattivo, in realtà racconta altre cose. Un mio padre direbbe che racconta che gli esseri umani non hanno paura di morire, ma hanno paura di impazzire. Io so benissimo dai pazienti piuttosto gravi che seguiamo quando sta arrivando la situazione psicotica, molte volte prima ci sono soldi di questo tipo, che arriva appunto da situazione interna completamente alterata. E Franco immediatamente devo dire che le immagini sono molte volte anche molto diverse, più pesanti di questa immagine del sciancato. Insomma, quindi sotto c'è l'idea di uno che cerca di scappare la distruzione della mente, però non ci riesce, però questo strepitoso che finisce con l'affermazione finale, sapete, in ogni musica l'accordo finale è quello che conta, con un'affermazione che invece questa realtà interna, se rimane valida, se ha umana, che vince. E quindi tutte queste cose un artista riesce a dirle senza saperlo. Perché anche gli artisti hanno un pensiero per l'immagine, come i nostri piccoli artisti domestici sono i nostri sogni, e bisogna vedere di volta in volta il sogno è un'intuizione, speranza sulla realtà, o se invece è una affermazione disastrosa, una bugia sulla realtà. Detto questo, io passerei alla seconda parte, però non so quanto ci arriviamo, perché appunto io sento il procedimento strutturale, un progetto. Poi tutto, ci sono delle domande, delle cose che volete Allora, avevo minacciato all'inizio che, qui adesso ce la posso fare agevolmente, che volevo oggi un po' parlare appunto della violenza psichica, e non prendevo spunto dai fatti di cronaca. Ora non so, c'è qualcuno che sa di più su questo ragazzo di Lucera, quello che si leggeva sui giornali nazionali, che ha preso in ostaggio due donne in supermercato, poi la madre uscita di vincolarsi. Che praticamente lui voleva un posto di lavoro. Questo che ha preso in ostaggio una donna che aveva dei problemi con il lavoro, mi pare che era la famiglia, quindi ha preso in ostaggio una donna con una richiesta di parlare, mi sembra, con il presidente della Repubblica. Ma comunque volevamo avere anche qualcuno di alto livello, perché lui voleva un posto di lavoro e poi l'hanno fatto parlare alla fine, siccome la ragazza prolungava molto la telefonata, lui si è arrabbiato e ha preso il telefonino e la sera è stata via. E nello scaraventare via il telefonino gli ha preso il coltello, così sono riusciti a bloccarlo. Ah, quindi è accaduto così, insomma, non è stato molato. Sì, sì, ha fatto poi il giorno dopo, il giudice ha fatto la conferenza stampa e ha detto come sono andato. E che è accaduto dopo? Sta in galera adesso? Adesso qui non ne so assolutamente nulla, molto meno di voi, però anche lì la domanda è, chiedo ai colleghi, è soltanto un discorso di farlo per un posto di lavoro? Cioè per posto di lavoro, non so, a Roma la persona si era avanti della condizione di mente, non faccio sul consegno, però qui c'è una tassa di violenza, che questo ci avrà messo una paura alla coltivare la donna in questione. Poi dicevano sia che prendeva i carabinieri che i due ispettori che sono stati lì con lui, che comunque non riusciva ad articolare un discorso, non riuscivano a farlo parlare perché era talmente agitato, nonostante la cosa è durata 3 ore, non riuscivano proprio a farlo parlare perché dicevano che si agitava, ogni cosa che dicevano qui era agitatissimo.
Cioè, non faccio una perizia, non esprimo certezza, lo prendo come spunto per dire che bisogna forse un po' essere cauti nel dare spiegazioni solo in termini, l'ha fatto razionalmente perché così aveva la pubblicità per avere un posto di lavoro, anche perché poi ovviamente non funziona, perché alzi il posto di lavoro e finito in galera, e penso difficilmente lo ha fatto. Ma razionale non è che perché il lavoro non lo trova a Lucera, non si può spostare per avere una posizione migliore, tanta gente lo fa alla fine. Cioè, io non nego che il fatto della casa, del lavoro, è un problema drammaticissimo. Dico, è la prima persona che scoppia così a Foggia. Ecco, com'è? Non è la prima persona che scoppia così. C'è stato anche un caso di una donna, tempo fa, in una tabaccheria, ha fatto la rapina con un bambino perché lei non ce la faceva, non aveva lavoro. Quindi ci sono state anche queste persone. Quindi, come io qui... difficile valutare quanto una situazione esterna in cui non c'è lavoro o uno non può prendere quello che c'è possa portare le persone alla disperazione. Però mi sembra che qui c'è un clic in più, perché questa ha perso un po' il rapporto con la realtà. Sì, no? Cioè, ecco perché forse appunto stava parlando strane cose, facendo discorsi sconclusionati. E poi non va insieme, è una legittima pretesa di trovare lavoro, è una cosa sanissima, mentre paura a due donne di una è la crescita, adesso magari lo voleva sapere, non è una cosa legittima che diventa violento. Quindi il sospetto è che queste cose di solito non succedono, le mettono in galera e non fanno ancora la perizia psicologica, eccetera, che magari fosse una persona che stava con un piede. Sono tutti e due piedi che già in alterazione del rapporto con la realtà, che per le psichiatri fa patologia mentale. Magari poi si fa sempre un discorso, l'ha fatto per lavoro, però c'è un'incongruità. O come per altre storie che si leggono, ha ucciso la fidanzata per gelosia. Per me non è un discorso che possa andare. Per gelosia si arriva da, non so, schiaffo, una scenata, una telefonata, 10 telefonate in troppo, ma uccidere? No, là ci deve essere un'alterazione di un rapporto con la realtà in cui perlomeno l'altra persona diventa, non so, una mia proprietà. E se questa proprietà si muove in un modo di un modo previsto e diventa un'offesa alla propria onnipotenza, Dio punisce anche togliendo la vita, è una cosa abbastanza pazza, insomma, ecco, quindi tutto questo per dire che viene molto questi diritti della cronaca, c'è una mente che ha perso un rapporto non col supermercato, col cartello e col cellulare, anche se poi quello alla fine è un risultato sconfusionato e è confuso, ma molte volte le persone rimangono lucidissime, ma hanno perso un rapporto con la realtà interumana. Per avere un diritto io non posso stare da parte una persona giovane o vecchia che sia. Io per diciamo, esprimermi il disappunto sul nuovo fidanzamento della mia ex non la posso ammazzare, insomma, oppure non posso accoltellare il mio rivale. Ecco. E quindi là c'è qualche cosa nel pensiero profondo sull'altro essere umano che non funziona. Il problema è sempre che il pensiero si altera sulla realtà umana, sulle cose del dopo. Per i pazzi che pensano che il palo sia Cleopatra e si chinano davanti, un problemino, cioè è facile cogliere, insomma, a me non fa male niente. Cosa è meglio quando invece il rapporto con le cose funziona benissimo, ma il rapporto con gli altri esseri umani è profondamente alterato. Allora si innescono una serie di cose, perché purtroppo la giurisprudenza. Non so se tra di voi ci sono studenti anche di giurisprudenza, non riesce a cogliere purtroppo neanche la psichiatria, la psicologia clinica, insomma, ho visto anche rispetto a Cogne, una serie di storie infanticide, eccetera. Tutto questo per dire che allora il problema è sempre il pensiero che abbiamo dentro su un rapporto interumano e sugli altri. E questo pensiero non nasce come pensiero verbale, da nulla alla nostra testa. Nasce prima come un pensiero per immagini.
come sensazioni, come immagini dentro, come sogni, come un pensiero allora non cosciente, e questo pensiero già non cosciente si può alterare. Quando si cade, lo vediamo sempre dai sogni, sia un pensiero che c'è nel sogno, un pensiero alterato. Quando poi invece questo pensiero che si limita a essere una cosa nel sogno diventa addirittura un pensiero della coscienza, siamo nell'ambito della patologia conclamata. Allora, come dire, come psichiatri, noi non abbiamo, come psicologi, dice, il compito solo di affrontare il pensiero cosciente, io sono una problema. Una persona che prima di arrivare io sono una problema comune, per anni, per mesi si è sognato strane cose. Quindi si tratta a di acchiappare le persone prima che poi effettivamente fanno le cose. O quando c'è già un delirio, noi lo chiamiamo delirio, questo pensiero alterato, quando quello già si tratta di non soltanto di combatterlo a livello cosciente, farlo sparire, ma addirittura coglierne e superarne, curarne le radici nell'inconscio. Il pensiero non cosciente deve funzionare, se no, insomma, dire, la realtà cosciente potrebbe sempre riammalarsi. Quindi questo è il grosso punto. Allora, in che modo questo pensiero dentro si può annullare? Sì, facciamo un punto di partenza, quello mio, che chiaramente, poi ognuno di voi è libero di pensare come vuole, ma voi dovete sapere che noi nasciamo con un pensiero sulla realtà interumana, che è fragile ma che funziona. Il bambino non medita sulla realtà di noi, non medita, coglie benissimo, c'è una sensibilità a quello che succede. Com'è che poi può accadere che questo pensiero, che immagine, questa sensazione, questa sensibilità si altera completamente? Si dice, vabbè, perché sarà che non gli si dà l'acqua al tempo giusto, perché gli si fa avere freddo, caldo, eccetera, quindi diventerà rabbioso, comincerà a odiare gli altri e sarà invariato. Cioè la letteratura scientifica non è sempre andata fino a questo, alla rabbia e all'odio, fino all'idea di una rabbia così tale che dovrebbe prendere tutte le sedie e quindi spaccarle una per una, oppure insomma fare atti di vandalismo. Fin qui ci si è sempre arrivato. Tant'è vero che si è definito l'istinto di morte sostanzialmente come un fatto di questo tipo di aggressività e di vandalismo. E esiste gente che appunto da di matto è scassa tutti i mobili. Però io devo dire che questo non è la versione più profonda del pensiero che esiste. È lì che porta un pensiero un po' malato, ma non porta ancora alla malattia mentale. Quello che porta alla malattia mentale, e quindi ai fatti di violenza che limite, si legano sempre un po' a questo, è quando, come meccanismo estremo di difesa da una realtà interna che fa troppo male, uno fa un blackout. Questo l'abbiamo visto clinicamente molte volte, che l'essere umano va molto oltre la rabbia, va fino al punto che a un certo punto questa situazione interna, il rapporto che mi ha provocato questa rabbia, non c'è. Attua, tecnicamente la chiamano così, la pulsione di annullamento. Cioè non riesce chiaramente a annullare la persona in carne e ossa, ma riesce a rappresentare, a sparire la rappresentazione interna. Faccio un esempio. Se io ho un rapporto pazzesco con un uomo che mi fa veramente male male a punto tale che non riesco manco più a reggere la rabbia, e che devo fare? O gli do una coltellata e non posso, non voglio, non ho la forza brachiale, eccetera, mi scatta dentro una cosa, può scattare che io a un certo punto non c'è più niente. Questa storia, questo rapporto, questa persona che mi fa soffrire così, non c'è più. Cioè, deve essere una sofferenza notevole, insomma, non per l'appuntamento dove non aiuto, insomma, cioè, per lui è una cosa grossa, che lega le grosse cose dentro. Non ci si riesce a tenere internamente l'odio e la rabbia, si va oltre e si crea un vuoto, non c'è più niente. Non ci sei più te che mi fai soffrire, non c'è più io che mi leggo a te che pure mi fai soffrire, non c'è più la situazione di rapporto. E poi le persone stanno effettivamente meglio.
perché non sentono più niente. E quindi sarebbe meraviglioso. Avremmo trovato rimedio pazzesco. Se mi fai il soffio dopo, io ti annullo e la cosa risolta. Il problema è che io con questa persona comunque avevo un rapporto e di solito c'è anche un investimento, un impegno emotivo. Perché per farmi così male una persona mi deve significare qualche cosa, sostenere. Se no non importa niente, ma che non frega. Deve essere riuscito ad agganciarmi dentro in qualche modo e quindi c'è del mio in questo rapporto, ed è mio di grosso, qualcosa di molto importante, no? Diciamo una realtà lipidica, affettiva, emotiva. L'io deve essersi, questo io però della fantasia che parlavamo, deve essersi coinvolto. E quindi se io faccio sparire tutto questo, io perdo anche questa dimensione mia. E l'immagine è come se creassi dentro un vuoto. L'immagine sono tante, l'immagine del vuoto che si viene a creare, o l'immagine del freddo che si viene a creare. Cioè, a un certo punto manca qualche cosa, o come materia che manca il vuoto, oppure come temperatura, come calore, come capacità lipidica che manca. E questa cosa fa sì, però io al limite non riesco più, cioè, ho fatto un buco nel mio. Cioè, come dire, mi sono, per non soffrire più, procurato una visione strutturale. È come se per non soffrire io a un certo punto così facesse esplodere, non so, il tetto in metà della mia casa. Poi io la casa non ce l'ho più, almeno non ce l'ho più funzionante. Quindi questi annullamenti creano dei punti, per così dire, di debolezza, dei taloni d'Achille, che però possono diventare anche poi tutto l'io, che fa sì che poi io non riesco più a mantenere l'unità della mia situazione e casco a pezzi. Oppure, la cosa peggiore, io perdo completamente la dimensione affettiva. Cioè la massima malattia è una persona che ha perso il livello dell'inconscio, perché ha perso completamente questo io preverbale e non c'è manco più lo sciancato di Herzog, almeno quello c'era ancora l'immagine. Ma quando non c'è più niente, la persona è diventata perfettamente razionale e lucida. E questi casi sono, e sono pressoché inaffrontabili, sono i cosiddetti psicopatici, sono i grandi criminali della storia. E queste dimensioni non vi accadono, perché la persona non soffre. Psicopatici sono quelli che fanno soffrire gli altri, ma non soffrono loro. Ed è un grossissimo problema, perché non chiedono aiuto, perché dovrebbero, stanno benissimo, e ammazzano gli altri e non se ne rendono propriamente conto. E questo esiste, questa è la massima violenza che esiste quando non ci sono, quando non c'è più l'inconscio, quando non c'è più questo io razionale. E ogni grande malattia e ogni delitto fatto da una persona con malattia mentale ha sempre sotto un problema di questa anaffettività, questo vuoto fatto che è più o meno grande. A volte si associa a un delirio e a volte c'è soltanto questa situazione affettiva. Non so, un'idea, mi è capitato così perché una gentile amica ha scritto un libro sulle donne infanticide e così di dirlo a proposito. La cosa più tremenda è un'idea, perché un'idea si chiama sindrome di Mandela, una donna che uccide i propri figli, ma lo fa per far dispetto a un altro. Ora, ragazzi, utilizzare dei bambini per far dispetto, cioè io posso capire una moglie infelicita col marito, allora mi mette su il figlio, che questo allora pianta le crisi isteriche, il clima in casa diventa irrespirabile, succede tutti i giorni, ma ucciderlo per far dispetto? Cioè, si utilizza un altro essere umano come se fosse, non so, un oggetto. Sai, ti rompo il piatto, ci tieni tanto, te lo rotto, beh, facciamo sempre, no? Ci tieni la sua camicia, beh, io così. È una camicia. Quando è un bambino, cioè, è arrivato che si è messo lo stesso strego, un bambino con una camicia, con un piatto. Quindi là, perché si è perso completamente il senso del valore della realtà umana. Tutti gli esseri umani sono la stessa strega degli oggetti. Questo
Questi sono i delitti degli schizofrenici, di cui poi noi altri non ci capacitiamo, insomma. C'è uno che ha ammazzato un ragazzino perché aveva vinto a gioco dei dadi, e questo che è l'assassino, lo schizofrenico, dice: non mi stava bene, avevo coltellato. Cioè la stessa cosa, dare uno schiaffo oppure fa una strigliata e ammazzare, insomma. O la signora che mise il bambino dentro la lavatrice, mise la sua bambina dentro la lavatrice perché stava facendo il bucato colorato e la bambina aveva un vestitino colorato, allora ha messo il vestitino colorato dentro la lavatrice con gli altri vestitini colorati. Peccato che ci fosse la bambina ancora dentro. Per lei, insomma, non si poneva il problema. E si arriva nella grossa malattia a questo. E quindi vorrei sottolineare a questo punto che si diventa matti, si diventa disumani, si altera il pensiero non perché gli affetti diventano violenti. Torno a dire, quando uno si incazza, quando è pieno di odio, di rabbia, ancora non è matto. No? E non si fanno questi diritti. La gelosia, al limite, non uccide per questo, perché è ancora un affetto. Quando gli affetti vanno via, perché uno fa questa pulsione di annullamento contro, allora, come dire, ci si ammala perché gli affetti non ci sono più, perché l'irrazionale non c'è più. Quindi non si diventa freddo, cioè, completamente freddo. Come dire, cambia mai un modo, cioè quando una persona ha ancora la facoltà di reagire, di arrabbiarsi, è ancora normale. Quando non fa più niente, la mente è fredda, allora la c'è. Sì, poi però il pensiero può diventare anche ben strano, insomma, tipo, beh, se andava appunto chiuso per un po' in rispetto a mio marito, appunto, oppure piangi troppo. Oppure c'hai la testa troppo grossa, quanto pare la signora di Conne ha fatto dei pensieri di questo genere, insomma, ecco. Insomma, che là il pensiero poi diventa folle, perché ha perso però il rapporto concreto, sentito con gli altri esseri umani. Quando invece, e questa è la massima malattia, mentre se poi studiate psicologia o psichiatria, leggete sempre nella storia della psichiatria che la gente impazzisce perché diventa troppo passionale. Io adesso divento un po' passionale, al limite strapparlo, il mio italiano va a farsi friggere, però pazzo non sono. Se invece perdo gli affetti, allora rischio. Allora è la anaffettività e la razionalità, si potrebbe dire, è che è il grosso problema. E non fatemi parlare da tedesca, perché è stata la Germania nel 1900 che ha prodotto, come dire, la dimostrazione più tragica, più catastrofica di tutto questo, perché i nazisti non avevano affetti. Questi mandavano i bambini in forno crematorio, per loro è un problema logistico. Quanti pezzi riusciamo a mandare oggi in forno? Non erano pezzi, erano esseri umani, magari bambini. Ed erano perfettamente razionale, perché era una grande industria organizzata benissimo, a cui ha collaborato metà della Germania. Peccato che non c'era più il senso di un essere umano, non erano pezzi. Scrivono proprio così i pezzi. E questo è ovviamente considerato giusto il massimo livello di distruzione, non è la parola giusta, di disumanità, di violenza, e si lega non agli affetti, ma alla perdita degli affetti. Questo è assai importante. Perché anche questo non lo dice mai nessuno. Dicono tutti quando gli effetti diventano irresistibili, quando si diventa troppo incazzati, eccetera, allora succede che si impazzisce. No? Non è vero. Ci vuole sempre invece questa dimensione di perdere questi effetti, dovuto però non a una cosa genetica, ma perché c'è una lunga storia dietro in cui i rapporti troppo deludenti hanno portato a una realtà che non si riesce più a gestire in un altro modo che non sparando colpi. E la cosa sparisce. Non ci sei più come se non fossi mai esistito. Ma invece si riversa su se stessi il raggio di azione distruttivo che si vorrebbe utilizzare contro chi ci procura del dolore? Dipende in termini, se in termini di annullamento, allora è sempre legato, sia annullo me stessa, annullo anche gli altri in un qualche modo. A volte c'è una dimensione di anaffettività con però ancora un impulso omicida. Che non si rivolge all'esterno, no, ma si rivolge su se stesso. Sì, questo succede, è il nostro problema tragico dei suicidi. Si dice sempre che i suicidi sono omicidi. E
questo è però un po' troppo, diciamo, schematico dirlo, però è anche vero che ogni suicida è una persona che vuole colpire gli altri. Lo fa a un prezzo, non come psicopatici che non pagano nessun prezzo, perché non sentono neanche che ammazzano gli altri. Ci sono quelli che stanno nei campi di concentramento, che vivono in Sud America e non si pongono problemi. Invece i depressi pagano di persone perché si uccidano il corpo, quindi al limite sono più sinceri, però sono violentissimi non soltanto per se stessi, però in fondo impazziscono. Fanno anche loro un delirio depressivo di solito su una realizzazione dell'altro che devono colpire. È una storia tristissima, tostissima, però c'è una discreta dose di violenza, bisogna sempre andare a cercare una persona in rischio di suicidio perché non trovava un altro modo di dire: tu veramente mi fai disperare, io non so più come affrontarti, eccetera. Però devo trovare un modo, non questo modo che A non mi lascia la possibilità di vivere a me e B colpisce te a vita, perché ovviamente i familiari di un suicidio rischiano di avere questa ferita dentro per molto tempo, per sempre, insomma. Quindi, insomma, discorsi pesantissimi e grossissimi, insomma, spero di ritornarci. Però è, come dire, è bene tenere presente un po' di cose di questo genere. Quando invece, per parlare, insomma, di una fase prima, questa realtà interna non è di annullamento totale, ma di comunque, come dire, un allontanare l'altro, eccetera, quello che noi incontriamo spesso nel pensiero è quello che chiamiamo una negazione.